Eccoci dunque alla seconda parte della conferenza sul clarinetto. Lasciamo ora le dolci, sentimentali inflessioni sognanti del clarinetto e passiamo adesso a un uso molto energico, vivace dei clarinetti. E il brano che vi faccio sentire si chiama Danze Polovesiane. Una serie di danze composte dal compositore russo Alexander Borodin e che vennero poi inserite nella sua opera Il principe Igor. Come noto, Borodin faceva il musicista per diletto perché la sua professione era quella di essere un chimico, uno scienziato chimico. E infatti l'opera Il principe Igor la lasciò alquanto incompiuta. L'orchestrazione di quest'opera fu curata soprattutto da Rimsky-Korsakov e dal giovane Alexander Glazunov. Ora, anche per quanto riguarda le danze polovesiane, l'orchestrazione finale è stata per opera di Rimsky-Korsakov e la prima esecuzione si ebbe a San Pietroburgo nel marzo del 1879. Ascoltiamo una parte di queste danze polovesiane. E che dire allora dell'inizio del Capriccio spagnolo di Nikolaj Rimsky-Korsakov, una composizione del 1887, il clarinetto pieno di vivacità, pieno di vitalità. Allora, siamo ormai nel XX secolo, naturalmente, ed ecco che appare Debussy, Claude Debussy, anche lui utilizza il clarinetto, soprattutto per rendere quella specie di colore folclorico sulla Spagna, che si era però un po' inventato lui. Ma nel gusto fantastico di Debussy, ecco che dice clarinetto. È utile per fare queste brevi citazioni folcloriche tipo danza. E allora ecco che sentiamo subito un esempio da Iberia per orchestra del 1909. Thank you.
Ma chi è stato uno dei più grandi compositori per clarinetto del Novecento? È stato Béla Bartók. Sì, sentirete che cosa fa Béla Bartók. Innanzitutto lo troviamo nel periodo giovanile in cui usa anche lui il clarinetto per creare una danza del villaggio e poi proprio questo brano è il titolo di uno dei due ritratti composti intorno al 1910. Sentiamolo subito. Un altro interessante esempio del clarinetto lo troviamo in un passaggio del grande poema sinfonico Kossuth, sempre dell'ungherese Béla Bartók, un brano del 1902. Maurice Ravel, 1875-1937, nella Rapsodia spagnola fa una cadenza con due clarinetti molto moderna. Siamo nel 1907. Quattro anni dopo, Igor Stravinsky, nel suo balletto Petrushka, imiterà praticamente Ravel, solo che accentuerà un po' di più il lato tragico della cadenza, perché nel balletto Petrushka, purtroppo il protagonista, che comunque sono tutte marionette i protagonisti, no? C'è cioè il Moro, la ballerina, Petrushka, verrà poi ucciso dal Moro che fa la parte del cattivo. E alla fine appunto della corsa, per manifestare questo momento di ormai decadimento fisico della marionetta, Stravinsky ha utilizzato un passaggio simile. Sentiamolo immediatamente per fare il confronto con Ravel. Ricordo che Stravinsky era molto furbo, lui stesso la metteva. Io mi paragono, diceva, una gazza ladra. Quando vedo un bel tema o c'è un passaggio di un altro compositore che mi piace tantissimo, io lo prendo e lo metto nella mia musica tranquillamente. Lui stesso lo ammetteva, quindi non ci deve sorprendere se faceva queste cose.
Stravinsky, sempre nello stesso balletto, più avanti però, troviamo, ecco, che usa il clarinetto in modo ancora più spettacolare, alla fine proprio di una vera corsa, di una vera e propria lotta. Sentiamo subito dopo. Petrushka è stato ucciso. Allora, adesso invece passiamo a ancora Béla Bartok, perché Bartok all'inizio, come abbiamo visto, sì, usava il clarinetto in modo gioioso, danza del villaggio. Adesso invece nel Mandarino Meraviglioso il clarinetto diventa addirittura il protagonista del racconto, cioè il clarinetto è il mandarino in questione. Questa pantomima racconta la storia di tre furfanti che tendono degli agguati e derubano i passanti. A un certo punto passa per la strada questo mandarino. Va bene, allora il mandarino pone resistenza. Vabbè, allora questi qui cominciano a picchiarlo. E questo qui ancora è forte, resiste, e quindi i tre delinquenti sono costretti ad arrivare a una decisione molto grave, cioè quella di ammazzarlo. Allora, ci provano in vari modi. Sembra che il mandarino sia morto e invece improvvisamente torna subito in vita. E questo perché? Pensate un po' alla psicologia freudiana che c'è dietro il racconto. Tra i delinquenti c'è una giovane ragazza. Il mandarino, quando l'ha vista, se n'è subito innamorato e non morirà finché non avrà soddisfatto il suo desiderio sessuale nei confronti della ragazza. Pensate che strana storia. Alla fine succederà proprio così, soltanto dopo che avrà fatto questo. Cadrà a terra morta. Una fantasia che però sicuramente deriva dal fatto che la psicologia di Freud del 1918-20 ormai aveva veramente suggestionato tantissimo gli artisti in ogni settore, anche nella musica. E sentirete com'è ossessivo questo clarinetto. Siamo nel 1918-19, ma la censura proibì quest'opera fino al 1925. Il tema è circolare, sale e scende, sempre così. È l'ipnosi del personaggio, cioè il chiodo fisso, l'idea fissa che ha questo essere, questo mandarino.
Voglio farvi sentire adesso un esempio speciale di clarinetto usato per una lunga melodia di tipo egiziano. Cosa è successo? Che Franz Schreker, compositore austriaco, nel 1933, un anno prima di morire, aveva pensato a una grande opera ambientata nell'antico Egitto. E aveva scritto un grande preludio sinfonico, che appunto si chiama Preludio per una grande opera. Il titolo dell'opera doveva essere il nome di un generale egiziano detto Memnon. Ebbene, all'inizio di questo preludio sinfonico, lui ha utilizzato un'ambientazione il più possibile esotica e ha preso dall'Istituto di Etnomusicologia di Berlino di allora diverse melodie provenienti dall'Egitto e ha cercato di imitare una possibile, cioè di trovare la formula per scrivere una possibile melodia egiziana. E il risultato è molto affascinante. Noi ascoltiamo questa melodia molto calma, molto placida, sembra di assistere quasi a una specie di cerimonia, una cerimonia che non è sontuosa, non ci sono assolutamente trombe, non sta arrivando effettivamente l'imperatore, in questo caso il faraone, ma sembra più che altro una specie di carovana, una cerimonia comunque religiosa. Ascoltiamo questo esempio abbastanza unico nel suo genere. Beh, a questo punto dobbiamo arrivare a Sergei Prokofiev, perché nella sua celeberrima fiaba Pierino e il lupo, come sapete, ogni personaggio ha uno strumento. Non sono tanti personaggi. Abbiamo Pierino che viene appunto citato dagli archi, poi abbiamo il nonno dai fagotti, abbiamo l'anatra dall'oboe e per esempio il gatto è affidato al clarinetto. Come mai Prokofiev ha pensato di dare proprio questo strumento al gatto, ma probabilmente perché una delle caratteristiche del gatto è quella di fare un po' il sornione, cioè lui è lì tranquillo, sembra che non veda niente, sembra che sonnecchia, invece no, aspetta il momento per intervenire, per vedere se la sua preda è distratta e poi zacche cerca di, con un balzo, di appunto realizzare il suo progetto. Allora, clarinetto sornione, quale strumento migliore per appunto indicare questo aggettivo? Sentirete adesso c'è la voce addirittura del vecchio Tino Carraro che appunto spiega che cosa fa il nostro gatto. Ad un tratto Pierino tese l'orecchio e si accorse che un gatto strisciava fra l'erba. Gatto pensò: ah, l'uccellino è occupato a discutere, me lo mangerò per colazione. E piano piano scivolò verso di lui senza far rumore con le sue zampe di velluto.
citato dei concerti per clarinetto orchestra del primo periodo, quello da Mozart fino al primo romanticismo. Ebbene, che cosa è successo durante l'Ottocento? È successo che dopo il 1850 questo genere è un po' scaduto, non ha interessato molti compositori, è ritornato invece di moda abbastanza nel Novecento. E abbiamo infatti diversi concerti interessanti per clarinetto e orchestra. Io qui vi propongo adesso dei brevi esempi e secondo me uno dei più interessanti è quello del danese Carl Nielsen, nato nel 1865 e morto nel 1931. Nielsen, anche lui nella sua musica, cercava di umanizzare un po' gli strumenti e dava anche delle indicazioni particolari in partitura, tipo allegro sanguigno, oppure andante flemmatico, oppure allegro orgoglioso, che sono tutti aggettivi che possono andare bene proprio per i caratteri delle persone umane. E così appunto cercava di umanizzare attraverso gli strumenti la sua musica. Sentiamo un pezzo dal suo concerto per clarinetto del 1928.
Ed ora passiamo a un concerto per clarinetto dello statunitense Aaron Copland, nato nel 1900 e morto nel 1990. Copland è importante per la musica americana del Novecento perché è stato uno dei primi a rivalutare completamente un tipo di musica che fosse il più possibile sganciato dalle influenze europee. Quindi il cosiddetto americanismo, che praticamente trovò nel periodo 1920-1950 circa il momento d'oro, il momento più importante della sua affermazione. Nel concerto per clarinetto del 1948 noi notiamo comunque una certa mistura tra elementi neoclassici e elementi jazzistici anche. Allora adesso ascoltiamo la parte finale di questo concerto. Ed ora il concerto per clarinetto di un finlandese, Eino Juhani Rautavaara. Rautavaara era nato nel 1928 ed è stato per molti anni il compositore finlandese più importante. Mantenendo la cattedra di composizione all'Accademia Sibelius dal 1976 al 1990. Lo stile di Rautavaara all'inizio era avanguardistico, poi però, come molti altri, decise di ritornare a un linguaggio più comunicativo, anche se in qualche modo è un linguaggio abbastanza pantonale. Ha scritto 8 sinfonie e diversi concerti, tra cui il concerto per clarinetto e orchestra del 2001. Questo concerto, che dura all'incirca 25 minuti, è diviso nei tipici 3 movimenti. Il primo si intitola Drammatico ma flessibile ed è il più lungo. Poi c'è l'Adagio assai e infine il più corto, il Vivace, di soli 5 minuti. Ascoltiamo una breve selezione tratta da ciascuno di questi movimenti.
Del primo movimento ascoltiamo soprattutto l'originale finale. Del secondo movimento, l'Adagio Assai, ascoltiamo la parte abbastanza iniziale, fino al punto in cui il clarinetto dialoga con un clarinetto basso e poi c'è un crescendo dell'orchestra che effettua veramente una visione, possiamo dire, sinfonica di grande apertura, un orizzonte vastissimo. Aggiungo anche dicendo che Rautavaara ha scritto 8 sinfonie, 12 concerti solistici, quartetti per archi e alcune opere liriche, tra cui Vincent, sulla vita di Vincent van Gogh, Alexis Chivi, Rasputin. Rautavaara morì quasi a 88 anni nel luglio del 2016. Ed ora passiamo alle variazioni e fuga su un tema di Purcell, opera 34, di Benjamin Britten. Un brano che viene chiamato anche Guida per i giovani all'orchestra.
Nel 1945 fu chiesto a Britten di scrivere il commento musicale per un documentario didattico intitolato The Instruments of Orchestra, gli strumenti dell'orchestra. L'autore del documentario era il regista e librettista Eric Crozier, suo grande amico. E così, alla fine dell'anno, il 31 dicembre, Britten aveva composto questo brano di circa 17 minuti, che però prima ancora che il documentario venisse distribuito, questo brano fu eseguito in concerto a Liverpool il 15 ottobre del 1946, con la Liverpool Philharmonic Orchestra diretta da Sir Malcolm Sargent. Consta di una voce recitante e dell'orchestra. Il suo intento didattico è concepito in due possibili versioni. Una solamente strumentale, che naturalmente ebbe il prevalere poi alla fine per le esecuzioni concertistiche e anche nelle incisioni discografiche, e l'altra con un testo parlato, realizzato dallo stesso Crozier e affidato in genere o a un personaggio a parte o addirittura anche al direttore d'orchestra. Naturalmente nella sfilata dei vari strumenti c'è anche il clarinetto e noi adesso sentiamo proprio il passaggio in cui ci sono i clarinetti in prevalenza. Da notare però che Britten in questo brano non ha mai fatto eseguire però gli strumenti da soli, cioè flauti solo flauti, clarinetti, fagotti solo fagotti, così via, ma ha utilizzato anche l'accompagnamento di altri strumenti, pur mantenendo il ruolo principale al tipo di strumento che voleva mettere in rilievo. Quindi la variazione che interessa i clarinetti è la variazione C, moderato. Ascoltiamola. L'ultimo uso che vi propongo di clarinetto umoristico è tratto dallo scherzo della Sinfonia numero 15 di Dmitri Shostakovich, terminata nel 1972. Il clarinetto, poche battute prima della fine dello scherzo, presenta il tema della riscossa finale dall'ouverture di Guglielmo Tell. Parabam, 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 parabam. Ascoltiamo. Ascoltiamo uno dei più belli esempi di glissando di clarinetto. Come si fa a fare il glissando di clarinetto? Il glissando bisogna cercare di far scivolare tutte le dita e i fori, quindi le chiavi, in modo da non lasciare un attimo di pausa e soprattutto non bisogna saltare i semitoni tra una nota e l'altra. È difficilissimo. Sentiamo come si riesce a farlo in questo inizio della Rapsodia in blu di Gershwin. Thank you.
E veniamo adesso brevemente al clarinetto jazz. Sin dall'inizio, praticamente agli inizi del Novecento, nel jazz si usava il clarinetto che ottenne tra il 1920 e il 50 la sua massima diffusione nei complessi jazz. Poi lentamente è andato un po' scemando anche perché è stato sempre più sostituito dai vari sassofoni. Comunque, vi ricordo che uno dei più grandi clarinettisti di tutti i tempi è stato Benny Goodman, nato nel 1909, morto nel 1986, ma che successivamente poi sono nati altri grandi clarinettisti. Cito il francese Michel Portal e l'americano Eddie Daniels. Allora, adesso ascolteremo due esempi per clarinetto jazz. Innanzitutto una trascrizione per due clarinetti della celebre aria Summertime dall'opera Porgy and Bess di George Gershwin. Il secondo brano jazz che vi faccio ascoltare è di Eddie Daniels, un artista nato nel 1941 a New York di origine ebrea che iniziò a suonare il sassofono a 15 anni e il clarinetto a 13. Il brano che vi faccio ascoltare si intitola Transcription dal concerto per clarinetto jazz. È soltanto un frammento, ma è molto significativo del virtuosismo e della musicalità che presenta questo tipo di musica. Thank you.
Ed ora passiamo agli ultimi due tipi di clarinetto che presento in questa conferenza, e cioè il clarinetto piccolo e il clarinetto basso. Col termine clarinetto piccolo si indicano più o meno tutti quegli strumenti della famiglia dei clarinetti che impiegano la tessitura medio-acuta e acuta della loro estensione. Il clarinetto piccolo generalmente, però ci sono alcune riserve, può indicare sia il clarinetto tagliato in mi bemolle, quindi una terza minore sopra il do centrale, sia il clarinetto in la bemolle, meno comune come diffusione, ma regolarmente costruito come gli altri modelli della famiglia, e ha un timbro più brillante e squillante. Questi clarinetti sono strumenti dotati degli stessi fori e chiavi del clarinetto soprano, anche se in versione ridotta, e il clarinetto piccolo è formato dagli stessi pezzi, anche se generalmente il corpo centrale è unico. Il bocchino è più piccolo di quello del clarinetto in si bemolle e di conseguenza anche le ance. Il clarinetto piccolo ha trovato un grande impiego nelle bande di strumenti a fiato e in Italia viene chiamato quartino. Il taglio in mi bemolle è uno strumento regolare per l'impiego orchestrale. Come vedremo fra poco, si passa dalla Sinfonia Fantastica di Hector Berlioz al celebre Bolero di Ravel e poi anche alla Sagra della Primavera di Stravinsky e al poema sinfonico Feste Romane di Ottorino Respighi. Comunque, vi sono stati compositori che lo hanno utilizzato anche come solista. Il primo esempio importante nella musica sinfonica di uso del clarinetto piccolo si trova nella Sinfonia Fantastica di Hector Berlioz. Berlioz, che avevamo già citato nella prima parte, era nato nel 1803, e nel 1830 compose la Sinfonia Fantastica. Ora, nel quinto e ultimo movimento, che sarebbe la rievocazione di un Sabba di streghe, c'è prima l'intervento di un clarinetto e poi dopo l'intervento di un clarinetto basso, che mette come un movimento completamente impazzito, vuole quasi simboleggiare delle fiamme che si sollevano da terra, e sarebbe appunto l'inizio dell'orgia infernale di streghe. Ascoltiamo allora questo passaggio straordinario della Sinfonia Fantastica di Berlioz. Richard Strauss, nel suo poema sinfonico T
Till Eulenspiegel lustige Streiche, e cioè i tiri burloni di Till Eulenspiegel, che venne eseguito nel 1895. Verso la fine noi troviamo la scena della condanna a morte di questo buffone che si prendeva gioco un po' di tutti. Ebbene, viene simboleggiato dal clarinetto e dal clarinetto piccolo. E noi noteremo qui che alla massa orchestrale, soprattutto di ottoni e percussioni, si alterna quella della voce del clarinetto che simboleggia Till. E da notare che nell'ultimo suo intervento la voce del clarinetto piccolo diventa stridula proprio perché lo stanno impiccando e lui quindi esala l'ultimo respiro. Ascoltiamo questo incredibile passaggio strumentale. Allora, il clarinetto piccolo ha praticamente la stessa estensione del clarinetto normale, parte due note un po' più in alto, quindi anziché dal re parte da fa fa diesis, e riesce ad arrivare fino al si bequadro. Qualcuno riesce a fare anche il do 6. Ad ogni modo è praticamente uguale, cambia però appunto il suono perché diventa molto più stridulo. Sentiamolo per esempio in un passaggio bellissimo in cui deve rievocare la morte di un protagonista per impiccagione. Per indicare l'ultimo grido del condannato, il clarinetto piccolo era lo strumento migliore per imitare questa voce ormai stridula che chiede aiuto, ma invano. Lo troviamo alla fine del secondo tempo della Rapsodia Taras Bulba di Leos Janacek. Taras Bulba, siamo nel 1918. Ascoltate l'effetto particolare di questo passaggio. Un altro bellissimo esempio di clarinetto piccolo viene usato da Otorino Respighi nel suo balletto Belkis, la regina di Saba del 1932. Un balletto che fu rappresentato alla Scala e che purtroppo dopo la morte del compositore non è più apparso qui da noi. La danza dei guerrieri presenta all'inizio una serie di ottoni, poi nella parte centrale ecco percussioni con clarinetti e clarinetto piccolo che fanno una danza veramente particolare. Grazie.
voglio citare anche il bolero di Ravel, perché noi troviamo un bellissimo passaggio della melodia proprio effettuata dal clarinetto piccolo. E adesso passiamo a un altro episodio di danza tratto da un balletto, Jabez and the Devil, di un inglese completamente dimenticato, però un bravo compositore, allievo di Paul Hindemith, si chiama Arnold Cook. Nel 1961 scrisse questo balletto e abbiamo un episodio intitolato Danza delle percussioni, in cui in realtà, oltre alle percussioni, ci sono i clarinetti, il clarinetto piccolo, che creano questo senso spiritato per indicare che il demonio viene comunque scacciato dalla popolazione. Brano numero 36. Avete notato come il clarinetto piccolo si sposa perfettamente con lo xilofono. Hanno dei timbri molto diversi, ma creano una coppia veramente interessante. Adesso sfumiamo. Ed ora il clarinetto basso. Il clarinetto basso, tagliato in si bemolle, è un'ottava sotto il clarinetto soprano. Ma esistono anche modelli in la. Esso, nella sua forma moderna, fu impartita da Adolf Sax nel 1838 ed è composto da 5 pezzi. A differenza degli altri membri della sua famiglia, si tratta di uno strumento curvo che l'interprete suona tenendolo verticalmente rispetto al suolo. Lo strumento è abbastanza pesante e perciò viene normalmente supportato da una cinghia appesa al collo del musicista o appoggiato ad un supporto fissato al corpo. Benché per queste caratteristiche lo strumento assomigli a un sassofono, si tratta di uno strumento completamente differente. A partire dai materiali, legno, e dalle tecniche di costruzione per arrivare alla sonorità, alle caratteristiche acustiche, corpo cilindrico, e alle tecniche esecutive che sono quelle proprie della famiglia dei clarinetti. Il timbro del clarinetto basso è molto distintivo e più ricco di quello di strumenti di estensione simile. La sua estensione va dal re bemolle sotto la chiave di basso al sol sopra la chiave di violino, anche se alcuni esecutori esperti raggiungono il re con due tagli. L'utilizzo che si ebbe nell'orchestra per la prima volta fu nell'opera di Saverio Mercadante Emma di Antiochia, rappresentata a Napoli al Teatro San Carlo nel 1835. Il secondo caso invece di utilizzo si ebbe l'anno successivo negli Ugonotti di Jacob Meyerbeer. Giuseppe Verdi ne fece un uso importante in certi passaggi di Ernani, Macbeth, La forza del destino, Aida e anche L'Otello. Tchaikovsky lo rese protagonista di un delizioso dialogo con la Celesta nel balletto Lo schiaccianoci, nell'episodio detto Danza della fata confetto.
Anche Richard Wagner lo utilizzò in numerose opere, Tristan Isotta, La Valchiria. Negli ultimi decenni il clarinetto basso ha trovato sporadico impiego anche al di fuori della musica classica, specialmente nel jazz, un genere in cui fu introdotto da Eric Dolphy e nel quale ha finito per assumere una presenza che rivaleggia con quella degli altri più diffusi membri della famiglia. Tchaikovsky, dal balletto Lo schiaccianoci, la danza della fata confetto. Noi qui abbiamo il motivo fatto dalla celesta, ma ogni volta che la celesta si ferma nella frase enunciata, il clarinetto basso si insinua e conclude lui la frase. Sentiamo. Eccolo qua. Clarinetto basso. Ho detto all'inizio che il clarinetto basso è molto utile, soprattutto per quelle atmosfere in cui c'è un po' di mistero, un po' di attesa, di pericolo. Ecco qua un esempio molto tipico di clarinetto basso. Addirittura nei telefilm polizieschi viene utilizzato. Umberto Giordano, famoso autore dell'Andrea Chenier, in Siberia, un'opera che fu rappresentata nel 1903, abbiamo proprio uno dei motivi importanti enunciati da clarinetto basso. Il clima di attesa sta per succedere qualcosa di pericoloso. Un altro bel esempio dell'uso del clarinetto basso lo troviamo ancora in Tchaikovsky. Questa volta nell'opera La Dama di Picche, rappresentata nel dicembre 1890 su un racconto di Alexander Pushkin. Nel secondo atto c'è l'ufficiale Herman, che è il protagonista assoluto di questa vicenda, che nascosto aspetta l'arrivo della Dama di Picche. Una signora che possiede un segreto, il segreto delle tre carte, che assolutamente Herman vuole avere per sé. Sentiamo come Tchaikovsky, attraverso il clarinetto basso, crei questa tensione, o meglio, questa atmosfera di aspettativa. Ed eccoci arrivati all'ultimo esempio con il clarinetto basso. Il compositore è Ferd Grofé, nato nel 1892 e morto nel 1972, un tedesco naturalizzato statunitense. Colui che nel 1924
aveva arrangiato la Rhapsody in Blue di Gershwin per pianoforte e jazz band. Poi nel 25 l'aveva trascritto una prima volta per orchestra e la versione definitiva la realizzò nel 42, quella che appunto generalmente si esegue oggi. Ebbene, come compositore, Groffé si è interessato un po' a raccontarci, da un punto di vista descrittivo, le bellezze degli Stati Uniti d'America. E il suo brano più famoso è stato Grand Canyon Suite, un brano per orchestra composto nel 1931 e che venne subito registrato l'anno dopo. Ebbe uno successo strepitoso questo pezzo, al punto che anche Toscanini lo incise con la sua NBC Orchestra. Ebbene, nel terzo brano, che si intitola On the Trail, sul sentiero, noi assistiamo a un uso abbastanza singolare del clarinetto basso. In questo brano, infatti, si vuole descrivere una passeggiata su dei muli o su dei pony attraverso i sentieri scoscesi del Grand Canyon. E a un certo punto uno di questi animali non vuol sapere di muoversi. Alla fine la cosa si sblocca. Ed ecco che arriva l'intervento del clarinetto basso, come sentirete, che emetterà alcune note piuttosto gravi. Dopodiché l'orchestra commenterà il finale e ci sarà una specie di pedata all'apprendista stregone con cui si conclude questo brano. Ascoltiamo allora On the Trail, sul sentiero, da Grand Canyon Suite. Bene, con questo brano ho terminato questa mia lunga conferenza dedicata al clarinetto. Spero che vi sia piaciuta e vi invito la prossima volta ad ascoltare la conferenza sulla trascrizione.